Senza pioggia, senza vento, ma dalla coda in autostrada, l'onesto è on air per voi con la mai la bandiera, ovvero riflessioni serali sul mondo dei videogiochi. Ieri sera ho reinstallato Half-Life 2. Half-Life 2, a mio parere, è il più bel sparatutto in soggettiva mai creato. Ma definirlo bello ha poco senso, dovremmo metterlo al massimo, al top in tutte le categorie che vi possono venire in mente a proposito di un videogioco. Gameplay, trama, interazione, la grafica risente un po' degli anni, ma è anche giusto. Ma Half-Life 2 regala ancora tantissime emozioni, con perle come per esempio la rocambolesca fuga con cui aprite il gioco. Siete in un mondo, in una distopia simile al 1984 di George Orwell, e il Grande Fratello è un presidente che continuamente lagna dei principi morali di vita. I ribelli cercano di liberarvi dalla polizia militare che sta provando a intercettarvi perché siete il vertice del loro piano per respingere questa invasione aliena che ha poi plagiato il governo della Terra. Nel primo Half-Life eravate l'uomo sbagliato nel posto giusto, perché riuscirete a fare qualcosa per fermare questi alieni. Nel secondo Half-Life siete l'uomo giusto nel posto sbagliato, almeno all'inizio, perché dovrete lottare praticamente solo scappando per la vostra vita. Ma andando avanti nel gioco, scoprendo la profondità e la varietà del gameplay, appunto, vedrete come Gordon Freeman non è un burattino nelle mani del destino, ma l'artefice del destino di tutto il mondo. Non ho mai trovato un altro gioco, un altro sparatutto in soggettiva che mi regalasse tanto come Half-Life 2, veramente una pietra miliare, una perla, capace anche di essere il padre nobile di altri giochi come Left 4 Dead o Portal 1 e 2. E tante altre cosine che chi è appassionato di multiplayer ovviamente conosce. Allora chiudo con questa riflessione. Un gioco così importante nella storia dei videogame come Half-Life 2 ci sarà stato. Però chiedo voi di segnalarmelo. Potrebbe essere Super Mario per i platform. Questo non vale perché l'ho già detto io. Avanti, scatenatevi. Una buona serata e una buona cena. Ciao.